Ciao a tutti amici nerazzurri, bentrovati, bentrovati su Filippo Tramontana TV. Oggi parleremo anche un po' di Inter, perché l'Inter è partita per Riyadh, è partita per raggiungere l'Arabia Saudita e iniziare a pensare alla sua Supercoppa italiana che quest'anno ha un regolamento diverso, ha una competizione, diciamo così, un'organizzazione allargata, non è più, ormai lo sapete tutti, lo ripeto giusto per contestualizzare, non è più la Supercoppa italiana classica che vedeva la vincente della Coppa Italia contro la vincente dello scudetto sfidarsi per vincere la Coppa, ma quest'anno ci sono semifinali e finali con un regolamento particolare che riguarda i diffidati, gli squalificati, che purtroppo per noi e per chi gioca la Supercoppa varranno per il campionato, cosa che trovo veramente idiota come tipo di cosa, però vabbè, magari hanno le loro ragioni, un giorno me le spiegheranno, perché sinceramente è una cosa che fatico a comprendere e che mi fa molto molto arrabbiare. E quindi ci sono queste semifinali e la finale che si svolgeranno dal 18 di gennaio al 22 di gennaio, semifinale 18 e finale per chi si qualifica il 22. L'Inter è partita per Riyadh, a Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta ovviamente per Juan Cuadrado, che si è operato al tendine d'Achille, che tornerà credo in primavera, verso aprile, quando diciamo che sarà anche difficile rientrare nelle rotazioni di Simone Inzaghi, che nel frattempo ha avuto un regalo dalla società in quel ruolo che è Buchanan, e quindi per Cuadrado diventerà difficile trovare spazio, anche perché non essendoci più la Coppa Italia, ad aprile potrebbe esserci solo il campionato o campionato e Champions League, dipende come vanno le sfide degli ottavi con l'Atletico Madrid. Quindi questa è la situazione dell'Inter che sfiderà in semifinale la Lazio. L'Inter reduce da una grande vittoria a Monza per 5-1. E la Lazio che si sta riprendendo, ha vinto 5 partite di fila nell'ultimo mese in campionato, quindi insomma poi ha vinto in Coppa Italia il derby contro la Roma. È una Lazio che si è ripresa, che sta meglio rispetto a un mese fa, quindi scusate, l'Inter incontrerà una squadra molto diversa rispetto alla squadra in crisi di un mesetto fa, insomma di inizio dicembre. Ecco, trovo una squadra che sta bene, che ha ottenuto dei risultati, che ha qualche problema di formazione soprattutto in attacco, ma che comunque ha trovato una sua quadratura e una sua continuità di risultati, e la classifica insomma lo fa vedere. Tra l'altro ricordiamoci che Lazio è comunque una delle top 16 d'Europa, perché si è qualificata nel suo girone di Champions, la seconda, dietro appunto l'Atletico Madrid, che affronterà l'Inter negli ottavi, e quindi è una squadra di tutto rispetto, con grandi giocatori e con un bravissimo allenatore. Però oggi, a proposito di allenatori, vorrei andare su un tema che ci coinvolge non in maniera diretta, ma in maniera indiretta. In quanto interisti siamo comunque legati e rimarremo sempre legati, chi più chi meno, alla figura di José Mourinho, che comunque c'è chi non gli vuole bene o gli vuole meno bene dopo il modo in cui se n'è andato dopo la vittoria della Champions. Personalmente, a me, io lo ringrazierò per sempre, non solo per la Champions che ha portato all'Inter, che è stato per tutti gli interisti qualcosa di clamoroso, ma anche per il rapporto personale che si è creato tra noi e che lui mi ha concesso di avere. Quindi, dal punto di vista mio personale, Filippo Tramontana, scusate, ho mangiato un biscotto prima del video e ho un problema di deglutire, vabbè, me ne frega niente, ma giusto per spiegarvi perché ogni tanto mi blocco. E quindi il discorso personale Filippo Tramontana con José Mourinho è quello. Quindi, ovviamente, al di là dell'affetto per quello che ci ha portato all'Inter, per quello che ha creato all'Inter, per quello che ci ha fatto vincere all'Inter, c'è anche un affetto personale che io non posso assolutamente ignorare. Però voglio entrare nel merito di quello che si sta dicendo attorno alla figura di José Mourinho. Metto le mani avanti e per quello che ho detto fino adesso, per quello che ha fatto all'Inter, per il rapporto personale, è chiaro che io un po' di obiettività la perdo, nel senso che sono ovviamente dalla parte di José. Quello che posso dire in maniera obiettiva è che effettivamente quest'anno la sua Roma ha fatto molta fatica a creare calcio, ha fatto molta fatica
a creare un ambiente tranquillo, non lo è mai stato in questi 2 anni e mezzo, ma gli altri 2 anni questo tipo di cosa serviva per portare dei risultati. Quest'anno invece probabilmente la troppa tensione, il troppo sforzo unito a 3-4 risultati in fila non buoni e a qualche critica e bersaglio che arrivava da fuori ha contribuito a far sì che la squadra cadesse. Poi abbiamo visto anche la partita di Milano, insomma il derby in Coppa Italia, la partita di Milano col Milan, una squadra senza anima, una squadra senza voglia, una squadra senza organizzazione tattica. Quindi dal punto di vista obiettivo devo dire che quello che ho guardato e quello che ho visto nella Roma nell'ultimo periodo è questo. Poi però devo andare anche sempre cercando di essere obiettivo a quello che si dice di José Mourinho adesso. Bollito, ho letto articoli di giornalisti, tra l'altro che io apprezzo, dire che da quando Mourinho è arrivato è stata una disgrazia per la Roma, dal primo momento c'era chi l'aveva già detto, che sarebbe stato un disastro annunciato, che Mourinho non doveva neanche venire a Roma perché era finito, perché ha portato dei metodi sbagliati. Allora, partiamo dal presupposto che quando c'è Mourinho si parla sempre di lui. E quindi comunque dà degli argomenti a chi scrive, che quando chi scrive, chi parla come me, che quando questi argomenti non ci sono, spesso li si crea, ok? L'arbitraggio, l'episodio, eccetera, eccetera. Mourinho te li regala. E quindi già questo dovrebbe, per un giornalista che parla e cerca argomenti, già per questo un giornalista dovrebbe essere dispiaciuto. Però passiamo al lato. Lasciamo perdere questo, andiamo sul lato della discussione che riguarda la disgrazia di Mourinho alla Roma, che era un disastro annunciato, un fallimento annunciato. Ma Mourinho fa 3 anni, 2 anni e mezzo di Roma e fa mercato a costo zero. C'è chi mi dice, ma però sì, Dybala e Lukaku costano di ingaggio, ma sì, ma anche le altre squadre prendono i giocatori a zero con l'ingaggio alto o pagano delle commissioni al procuratore, all'entourage. Però lì si gira un po' a comodo, no? Una volta era quello che spendevi per il cartellino di giocatore, adesso si gira un po' come quando l'Inter prese Lukaku, costato 20 milioni, no, è stato 8 milioni di prestito più l'ingaggio. A tutti dai l'ingaggio, non è che se compri il cartellino di uno e l'altro non dai l'ingaggio, le dai l'ingaggio a tutti, quindi non è iniziata questa moda di sommare, vabbè. Però Mourinho arriva a Roma che gioca il campionato e gioca la Conference League. La Roma non vince niente da anni, forse l'ultimo trofeo con Spalletti, la Coppa Italia, 10-12 anni fa, adesso vado un po' a memoria. Mourinho arriva, gioca 2 competizioni, 3 competizioni perché c'è anche la Coppa Italia. Vince la Conference League, la prima edizione della Conference League. Vabbè, la coppetta, chi se ne frega. Ma come chi se ne frega? Cioè, non è andato a allenare il Real Madrid, il Milan, l'Inter, la Juve, che ovviamente la Conference League a questi grandi club che hanno vinto tanto interessa relativamente. Alla Roma quella coppa interessava e per la Roma in questo periodo quella coppa era importante. Era l'unica a cui partecipava e l'ha vinta. E a Roma erano tutti felici, l'hanno festeggiata, hanno vinto una Coppa Internazionale. La terza, sì, tra le settime, sì, Coppa Internazionale. Io mi ricordo che ai tempi, quando c'erano Champions League, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA, si diceva la stessa cosa della Coppa UEFA, tanto per. Poi, quella eliminata è stata la Coppa delle Coppe. La Coppa UEFA è rimasta e ai tempi la Coppa UEFA si giocava tra le qualificate nel campionato che arrivavano dal secondo posto al sesto. Quindi la prima, non so, Real Madrid andava a giocare la Champions League, la Coppa dei Campioni. Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Valencia, non so chi ci arrivava, andavano a giocare tutte l'Europa League, la Coppa UEFA. Era una coppa difficilissima, piena di squadre fortissime. Però si diceva la Coppa UEFA. Vabbè. Più lunga della Coppa dei Campioni, con più squadre forti della Coppa dei Campioni. La Coppa dei Campioni era la Coppa dei Campioni perché c'erano le vincenti di ogni campionato, una. Se una veniva eliminata come l'Inter col Malmö nell'89, quella dopo i campioni d'Italia non li beccavano perché era eliminazione diretta. Quindi pensate un po' che tipo di Coppa era. Cioè, potevi battere anche squadre meno forti andando avanti. Vabbè. Quindi poi l'anno dopo non si qualifica per la Champions.
capito, ma davanti a Juventus, Milan, Inter, Napoli, cioè gente, squadre che Atalanta, squadre che fanno mercato, squadre che da anni sono costruite per arrivare lì. Non dico a vincere per forza lo scudetto, ma arrivare sempre tra le prime quattro. L'anno dopo Mourinho non arriva in Champions League. Benissimo, c'è un Napoli che fa un grande campionato, c'è il Milan che è campione d'Italia, c'è l'Inter che doveva vincerlo per forza e comunque arriva terza. C'è la Juventus che arriva davanti, poi viene penalizzata. C'è la Lazio che fa meglio sicuramente della Roma, ma la Roma parallelamente fa una finale di Europa League. Cioè, la Roma fa una finale di Europa League. In Italia una squadra non vince l'Europa League o Coppa UEFA dal 1999. Stiamo parlando di 25 anni in cui una squadra italiana non vince l'Europa League o Coppa UEFA. Quindi non è facile. Anche l'Inter ci ha perso una finale col Siviglia, con Conte. Non è facile. Non è facile arrivare in finale di Europa League e chi la sminuisce sbaglia. La Roma, senza avere un grande squadrone, perde in finale i calci di rigore con il Siviglia che, per fortuna loro e purtroppo per noi, ha questa aurea di imbattibilità in Europa League. Non so quante ne ha vinte, negli ultimi anni ne ha vinte 5 su, nelle ultime 8, 9, non lo so, ne ha vinte 7 in totale, adesso vado a memoria, ma comunque Siviglia ne ha vinte 4 di fila, come si fa a vincere 4 volte di fila Europa League? Quindi che sia stato Mourinho quest'anno male, e siamo tutti d'accordo, anche se poi il suo girone di Europa League l'ha passato, ma quest'anno male, ma anche per le prestazioni, non solo per i punti, stiamo parlando di una squadra che ha 5 punti dal quarto posto, quindi stiamo parlando di una squadra che è lì, che volendo, con tutto il campionato davanti, può ancora rimontare. Ma stiamo parlando di una squadra che in campo effettivamente faceva fatica, si vedeva, cioè non era più una squadra. Però adesso andare a dire che Mourinho dal primo giorno è stata una disgrazia per la Roma, la trovo una cosa infondata, ma coi dati di fatto, nel senso con i risultati in campo. Poi che potesse fare di più, ci può stare, che potesse fare di meno anche. Però Mourinho ha portato un'attenzione sulla Roma a livello mediatico internazionale enorme. I giocatori importanti che sono arrivati alla Roma, i pochi a costo zero. I pochi, perché molti arrivavano rotti, Wijnaldum arrivava da fuori rosa rotto, Renato Sanchez quest'anno rotto, Paredes uno scarto degli scarti, Lukaku non lo voleva più nessuno in quel momento, Dybala la Juve lo voleva sbolognare e l'ha svenduto, quindi stiamo parlando veramente Ndicka, cioè adesso va bene, ma Llorente, ma di cosa parliamo? Gioca con Bove, Zalewski. Quindi adesso ha portato i pochi giocatori buoni che sono arrivati alla Roma sono arrivati per José Mourinho, non perché li hai strapagati, non perché c'erano i soldi, non perché c'era la Champions League. Quindi adesso possiamo criticare Mourinho per l'ultimo periodo di troppa tensione, per la panchina che protesta, per la Roma che fa fallo, per le scene esagerate, va bene, ma non possiamo criticare Mourinho in totale sui risultati. Qualcosa sì, ma bisogna dargli anche atto di molte altre cose. Va bene ragazzi, volevo fare questo video per José Mourinho parlando della sua situazione. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, poi parleremo dell'Inter domani mattina perché ci avviciniamo alla Supercoppa italiana. Vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video, poi mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi e sempre Forza Inter!